Se c'è una cosa che mi piace in Giappone, quanto il maiale al tè che fa Yuri, è il negitoro, che è tartar di... Come? Brava. Stasera, infatti, non sono a mangiare con... sono a mangiare con un'altra donna, Miwa, quindi stasera non c'è la mamma, c'è Miwa con me a mangiare. E che mangia Miwa? Che mangia? Fammi vedere, Miwa, che mangi te? Qual è Kappamaki? Questo Questo, brava. È B, quindi il gamberetto, brava, gamberetto. Poi, questo come si chiama? Inarizushi. Ti piace Inarizushi? Allora, Inarizushi praticamente è un tofu fuori con dentro il riso, che ti piace tanto, eh? Poi, questo come si chiama? Tamago yaki, ok. Come si dice tamago in italiano? Uovo, brava. E poi abbiamo questo che è maguro, come si dice in italiano maguro? Tonno, brava. Vedi che lei si... cioè non è che parla così piano, non è che si vergogna un pochino, così come le uova di salmone, che queste però a te non piacciono, vero? Kappa... Eh? Come? Anche il tonno, sì, lei in realtà di questo mangia il kappamaki, che è praticamente questi maki con il cetriolo dentro, questo qua, poi mangia anche tamagoyaki, no? E poi questo qui, il classico dolce giapponese, che è una gelatina, fruits jelly, bellino, che piace tanto in Giappone, eh? Queste gelatine ti piacciono tanto. Il mio invece è tartar di tonno. Andiamo, me lo spacchi, waribashi, ce la fai? Waribashi, perché wari vuol dire dividere. Vediamo, vai, 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 forte, 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 dai, brava, grazie, Ecco grazie. Kiren dekita. Come? Kirani de kita? Kiren dekita. Sì, è vero, l'hai fatto bene, guarda come l'hai fatto bene, bravo. Tartar di tonno, che adesso tartar di tonno, eh? Come si dice? Che c'è? Perché fai così? Hai fame? No, mangia, mangiate, come si dice? Grazie, babbo. No, oppure, buon, buon, buona, Buon appetito. che in giapponese si dice? Itadakimasu, itadakimasu. Tartar di tonno, come dico sempre, qui ci sono i pezzi e tutti quelli che non possono essere fatti a filetto, quindi c'è la roba più buona, cioè quindi roba tipo magari otoro e chitoro ce n'è poco, però tutta quella parte che non può essere filettata viene, come dire, tritata e viene fuori questa cosa qui. Perché don? Perché praticamente sotto c'è questo negitoro, perché neghi è questa qua, è questo cipollotto, toro è il tonno, don perché c'è sotto il riso. Mi sono dimenticato di dire prima che si chiama Kappamaki perché il K è uno yokai. Ti piacciono te i yokai? No? Paura? なんでカッパ巻きってさ、言うのか知ってる。だってね、カッパはね、キュウリが好きだからだよ。Vedi, brava, brava. E appunto stavo dicendo questo, brava. Quello che ha detto lei adesso ve lo traduco perché è quello che volevo dire. Comunque, sto giocando a un gioco che si chiama Ghostwire Tokyo, adesso lo posso dire, e realizzerò una serie di 5 video perché dentro questo gioco c'è il folklore, la tradizione, la religione, tutto quanto. Ed è veramente, veramente interessante. Vi farò vedere le location reali che troverete anche dentro il gioco. Parleremo anche dei yokai, tra cui il K. E il K si chiama così, cioè, o meglio, il Kappamaki si chiama così perché il K è ghiotto di cetrioli, eh? È proprio ghiotto di cetrioli. Se volete attirare un K, basta che mettete un cetriolo sopra qualcosa e il K viene fuori. In Ghostwire Tokyo ci sono anche degli yokai, mettiamolo che ci sono tanti yokai, e parlerò anche degli yokai, che letteralmente vuol dire manifestazione inquietante. Quindi dalla settimana prossima, il gioco esce il 25 marzo su PlayStation 5, inizierà qui su Facebook e poi anche su YouTube tutto insieme una serie di 5 video in cui parlerò di cultura giapponese legata a questo gioco. Se non avete interessi nei videogiochi, non importa perché sono anche per voi. Se avete interessi nei videogiochi e nella cultura giapponese, ancora meglio. Ma io adesso vado a mangiare un po' questo qui, perché ci metto intanto la salsa di soia, ottima. Io abbondo sempre con la salsa di soia, io vi si incavolerà per questo. E vi faccio vedere un pezzo di questo qui. Miwa? Babbo Itsumo Negitoro, sì, esatto. Babbo prende sempre Negitoro, tant'è che questo negozio, tutte le volte che mi porta a casa la cosa, mi dice Itsumo arigato gozaimashita, vuol dire grazie, sempre grazie, sempre grazie, insomma. Il Negitoro è il mio modo di, così, Negitoro Don, ma Negitoro in generale, di mangiare
il pesce che preferisco. Mi piace veramente tanto. Ci metto anche l'olio qui sopra a volte. Olio e salsa di soia fa questa commistione un po' giapponese e occidentale, anzi, siccome olio diciamo tipicamente mediterraneo. Stasera mangio con questa bella ragazza perché non c'è Yuri. Dov'è la mamma? Kaisha. Kaisha in giapponese vuol dire azienda. E la mamma che cosa dice sempre? In parte se questo che vuol dire veloce veloce, che dice? Prima di tornare chiama il babbo, che gli dice? Ima Kaisha detta Tokoro, che vuol dire sono appena uscita, adesso sto uscendo dall'azienda, e poi c'è qualcosa che la trattiene e arriva un'ora dopo, eh. Ma vuoi la salsa di soia ancora? Basta? Basta? Vuoi un pochino? C'è un po' di salsa di soia. Basta? Vedete? C'è praticamente dentro il tofu, c'è il tofu e dentro il riso. A me francamente non è che piace molto questo qui. A te invece piace tanto. Ti piace anche il natto, d'altronde. Mangi Jerry comunque, no? Mangia babbo? Mangia babbo? Io invece continuo a mangiare, mi raccomando, dalla settimana prossima, da venerdì 25, guardate questa serie di video, ripeto, saranno per tutti. Se avete interesse nei videogiochi ancora meglio. Se non ce l'avete, va bene uguale. Ne approfitterò insomma per raccontarvi questo, o il cucchiaino, per raccontarvi alcune cose contenute nel gioco che non sempre tutti sanno, specialmente questa cosa dei yokai, l'origine di un'usanza molto conosciuta, e poi tempo, questo fa sorpresa. Ci vediamo al prossimo video dal Giappone. Ciao ciao Miwa. Ciao ciao. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.